Bene, qua non paga più nessuno, prestano i soldi alle banche che poi li dà al governo e via. Nel 2011 io ero di un'industria, Confindustria, e davanti a 4.000 persone c'era un certo Oscar Giannino pagato da un'industria, e questo è un appello che io dico agli industriali, perché io ero un industriale. Questi, Oscar Giannino, nel 2011 è venuto a Vicenza, Verona, lui è l'economista Bordin. A Conegliano, io, questi qua hanno detto, signori, noi abbiamo le banche migliori d'Europa, i 300 miliardi che la BCE vi ha dato non vi danno i prestiti, vi chiudono i fili, perché glieli danno allo Stato? Ma voi siete fortunati, dovete investire. Dovete i vostri risparmi, investiteli su Veneto Banca Popolare di Vicenza. Io mi sono letteralmente alzato davanti. Avevo Stefanel, De Longhi, mi sono alzato. Ho detto, ma cosa state dicendo? Venite qua a dirci che noi, alla banca che non ci danno credito, dobbiamo addirittura i nostri risparmi. Ma siete, ma dire... non ho neanche finito di parlare, mi hanno letteralmente portato fuori. Mi sono levato da un'industria e sono contento di averlo fatto. Perché io, fortunatamente, mi sono levato e ho chiuso con tutte le banche. Ho liquidato 12 aziende, ma non ho fatto concordato, fallimentare o preventivo. Ho pagato tutti. Invece adesso, con quello che sta succedendo adesso... Pronto? Con quello che sta succedendo adesso, cioè tutti siamo o siete, io in poco, vincolati con le banche, ci portano via risparmio, ieri è partito il decreto legge Renzi, quindi adesso la banca va in esecuzione, chi ha i fili garantiti da quelle azioni, da quelle quote? Sì, hai ragione, scusa. Allora, la sostanza che io volevo dirvi è che bisogna alzarsi in piedi, avere il coraggio di dire che la situazione, se lasciamo andare la situazione come sta andando, cioè fra 3 mesi noi saremo nulla. Cioè qua ha ragione dove Enrico, qua è in palio l'umanità, e non è uno scherzo, Perché attenzione che qua non si trattano solo dei soldi, qua si tratta proprio della dignità nostra. Cioè qua la grande economia, la grande finanza, la finanza creativa, con quel sì, in queste condizioni noi diamo la nostra vita, la nostra dignità. Quindi vi ringrazio e io ce la metto tutta. Grazie. E dopo iniziare a gritare con dentro. Allora, adesso passiamo all'associazione e vi prego di dire anche il nome, perché così almeno chi deve scrivere, scrive. Domando, c'è qualcuno del giornale di Vicenza qua? Mi piace la pluralità di informazione, neanche una mano alzata, bene? Sì. Allora adesso presento l'avvocato Armani, un'associazione di Treviso, si presenta da solo. Sempre un'associazione per il no, sempre un'associazione con la quale abbiamo collaborato e con la quale ci siamo incontrati fin dai primi giorni. Prego, grazie a tutti. La presenza è numerosa e in qualche modo mi intimidisce, perché mi aspettavo un'affluenza minore in questa città, che purtroppo ho visto essere una città coperta da una pesante cappa di piombo che tende a tenere nascosta una verità drammatica. Noi Trevigiani Bellunesi, io sono di Valdobbiadene, abbiamo costituito la nostra associazione a Valdobbiadene dopo un lungo periodo di riflessione. E rappresento quasi esclusivamente, ma non esclusivamente, soci della vecchia Banca Popolare Celestino Pira di Valdobbiadene,
E prima di decidere di associarci, cioè di metterci insieme, abbiamo riflettuto perché pensavamo potessero esserci delle situazioni di mercato, dei momenti economici contingenti che senza particolari colpe potessero aver condotto la banca ad una situazione del deprezzamento di valutazione. Poi pian pianino ci siamo accorti che la situazione è completamente diversa. Noi non ci troviamo di fronte ad una perdita conseguente agli eventi di mercato, conseguenti alle crisi internazionali. Ci troviamo di fronte ad un disegno ben orchestrato per portare via i nostri risparmi e portarli in altre tasche. Io sono fermamente convinto che ciò che è accaduto fa parte di un disegno, e non voglio fare il complottista, ma temo che questa sia la lettura giusta ed alcuni cronisti in questo momento cominciano già a darne il dovuto peso, temo che questo sia un disegno che parte da lontano per in qualche maniera trasportare i nostri risparmi in altre tasche. Ci siamo organizzati e siamo cresciuti di numero, abbiamo fatto degli incontri e abbiamo cercato anche di come dire, smontare questa nostra convinzione, cercando il dialogo con i vertici della banca. Abbiamo cercato in tutti i modi, anche attraverso richieste scritte, di creare una linea di collegamento fra l'autorità banca, chiamiamola autorità, quindi il dottor Iorio e il presidente Dolcetta, e noi, per scambiare delle opinioni, per poter dare delle indicazioni, per raccogliere anche quelle rassicurazioni che sono fondamentali nel vivere di ognuno di noi, per avere verità in buona sostanza. E non abbiamo mai ricevuto una risposta scritta, non abbiamo mai ricevuto una risposta verbale che potesse contenere qualche cosa di oggettivo. Per cui la nostra battaglia è continuata con molti sacrifici e ci troviamo ora qui assieme agli amici dell'Associazione Vicentina nel sostenere l'opportunità di votare no alla prossima assemblea, che è un'opportunità da un certo punto di vista tecnica e verrà illustrata poi dagli esperti economisti, ma dal mio punto di vista ha anche una forte valenza morale ed etica, perché la nostra società da questa vicenda ne esce con un doppio danno, ne esce con un pesantissimo danno economico che avrà delle leve pesantissime nel futuro, perché questo disastro non è soltanto la perdita dei 10 o 15 miliardi, e nel disastro mettiamo dentro anche Banca Popolare, Veneto, Banca di Montepelluna, una situazione analoga da questa che viene sempre a colpire lo stesso territorio veneto. Ma in questo disastro non c'è solo il danno economico, c'è un fortissimo danno morale, noi tutti siamo frustrati, abbiamo un pesante senso di impotenza di fronte ad una situazione che secondo noi era evitabile o quantomeno limitabile nell'entità del danno. Siamo stati abbandonati completamente da ogni forza politica, fatta esclusione dal Movimento 5 Stelle, che ha fatto degli incontri, però le loro potenzialità sono molto limitate in questo contesto. Tutte le altre forze politiche non si sono mai avvicinate a questo problema, come che il problema dei propri cittadini non sia il loro. Noi siamo in una regione, siamo in una nazione dove abbiamo una forza politica di rappresentanti politici che sono un'entità staccata e differente da noi cittadini. E di questo voglio dire allora che la politica e i candidati alle prossime elezioni se li farà votare dalla BCE e dalla Banca d'Italia, visto che ci ha abbandonato. Io. Come faccia Dolcetta che dice che è l'uomo, invece secondo me è il vecchio travestito dal nuovo, a non vomitare tutte le nostre cose. Grazie del ricordo, ma adesso ci arriviamo anche noi. Allora, io capisco l'entusiasmo, ma ingegnere, complimenti sempre comunque. Pensavo che la voce se ne avesse bassa e invece quando uno bene. Rimette dei soldi se lo ricorda per tutta la vita, o mi sto sbagliando? Ah! E io vi voglio dire, non ci stiamo rimettendo solo dei soldi, ci stiamo rimettendo la nostra storia e il nostro futuro e il futuro dei nostri figli.
il futuro di questa terra, perché la ricaduta sarà pesantissima. Ma ripeto, non sarà una ricaduta solo economica, perché in molti casi, io in occasioni come questa ho fatto un esempio, il danno causato da queste due banche al territorio veneto è un danno superiore a quello causato dalla prima guerra mondiale, con un pesante distinguo però. Nella prima guerra mondiale c'era da ricostruire, da rifare le case, le chiese, i ponti, le strade, e noi veneti in questo siamo maestri ed avevamo la speranza di un futuro migliore. Adesso questo ci è stato tolto. Noi non abbiamo più prospettive, perché questa è una società che, per come è stata trattata, è una società che si sta esaurendo, si sta impoverendo. Non c'è più un'informazione coerente e veritiera. Vediamo il giornale di Vicenza oggi. Io sono rimasto allibito quando ho letto il giornale di Vicenza oggi. Pensavo che la copertura del potere potesse arrivare ad alti livelli, ma non pensavo che ci fosse un livello di omertà al punto di non dare notizie ad una manifestazione che c'è stata ieri e portare un economista che evidentemente ha tutto l'interesse di sostenere determinate posizioni funzionali alla finanza internazionale, che esprime il proprio parere su 5 colonne. Io non ho mai avuto 5 colonne su nessun giornale. Quando siamo stati pubblicati abbiamo dovuto farlo a pagamento, signori. Noi, per andare sulle pagine dei giornali, dobbiamo pagare le pagine dei giornali e litigare per non essere messi nell'ultima pagina dopo la pubblicità dell'Amplifon. Quindi questa è una situazione che ci deve indurre tutti a riflettere. Qui in ballo non c'è solo la nostra economia, c'è la nostra dignità, c'è il nostro futuro, c'è la nostra psiche, perché gli uomini frustrati, gli uomini che soffrono per l'impotenza, per l'impossibilità di vedere riconosciuti i propri diritti, per l'impossibilità di sentire la propria voce che abbia almeno un palcoscenico, questi uomini vanno verso l'autoannientamento. E questo ci porta alla situazione paradossale che in Veneto c'è il record di suicidi europei e nessuno ne parla. E non si va a indagare perché la gente veneta si uccide. Sì, sì. Domando solo perché devo anch'io rispettare i tempi. Quindi ringrazio tutti, ringrazio gli organizzatori e ci sentiremo poi nel corso dell'ulteriore dibattito. Scusate, bene, grazie mille avvocato. Comunicazione di servizio, perché senza Mario sono perso, sono come un bambino al mercato. Mario, se riesci a rientrare per favore, perché c'è il dottor Scarano in linea, grazie mille. Bene, andiamo avanti. Allora, adesso, noi ci conoscete, no? Sapete chi siamo? La nostra associazione, io adesso mi premo di ringraziare tutti quelli che ci hanno dato una mano. Innanzitutto volevo partire da Daniele, che è uscito, penso, se c'è, rientra Daniele per favore, te voglio bene, grazie mille, l'anima organizzativa della nostra associazione. Poi volevo ringraziare Mario, che l'ho visto camminare, ok, perfetto. Mario, grazie mille, che è l'anima informatica e il primo luogo della nostra associazione. Mario, grazie mille, indispensabile come pochi. Grazie mille. Senza di lui non saremmo andati da nessuna parte, né su Facebook, né su internet e né su tante altre cose. Dopo, grazie a Barbara, stata gentilissima, che ci tiene in conti, lei di Mario, perché siamo delle scrittori ambulanti, e il buon Franco, ti ho detto, sali, già sei piccolino, Franco che si va a fare la più studiata del bene, che cosa fare. Ringrazio anche il Bonetti che è qua, uno dei nostri referenti, ringrazio Lorenzo che è qui davanti, grazie mille, ringrazio tutti quanti da Loredana, vi ringrazio tutti, gentilissimi, perché se siamo arrivati a non essere scritti da nessun in maniera così importante, a essere evitati dai giornali schierati, vuol dire che facciamo paura, vuol dire che siamo concreti, vuol dire che abbiamo tante cose da dire che nessuno vuole che si sappiano, e questo ci rende orgogliosi. Perché mettersi contro all'omertà volontaria di chi ci vuole manovrare ci rende orgogliosi. Sono fiero di questa cosa e grazie a tutti voi che siete qua oggi e ci permettete questo. Grazie ingegnere anche, ingegnere Antonio, grazie a tutti. Io sono di aria.
Guardi, bene, dopo, adesso veniamo al concreto. Allora, adesso vediamo le cose concrete, vediamo le cose concrete molto velocemente. Mi corre l'obbligo, Mario, riesci a buttare quella cosa? Bene, allora, velocemente un dove siamo arrivati, perché siamo qua. Serve a tutti, rinfreschiamoci la memoria. Noi siamo qua oggi perché i dati che non conoscevamo ci hanno portato ad essere qua oggi e essere quello che siamo. I dati che non conoscevamo e che avremmo dovuto conoscere perché era nostro diritto sapere. C'è un organo, e lo sapete tutti perché è mesi che lo diciamo, che si chiama Banca d'Italia, che dichiara ufficialmente che le nostre azioni, il nostro sudore, i nostri risparmi avevano problemi in questa banca, perché questa banca aveva problemi con la valutazione delle nostre azioni cominciando dal 2001. E qui nessuno di noi, parlo per tutti, era cosciente di questa cosa, perché non siamo così pazzi da affidare i nostri risparmi nelle mani di una banca che non è credibile, non è affidabile. Bene, Banca d'Italia ha richiamato Popolare di Vicenza, noi non lo sapevamo. Lo ha richiamato diverse volte, nel 2009, nel 2007, nel 2008, nel 2011. Addirittura, riesce a mettere la parte fondamentale? Addirittura nel 2014, e questa è una parte fondamentale, eccolo qua, nel 2014, questo è scandaloso, quello che vedete evidenziato è scandaloso, no? Nel 2014 si è emerso da varie evidenze che la BPV acquistava azioni proprie senza aver prima richiesto l'autorizzazione alla vigilanza, faceva atti illegittimi questa banca, alle nostre spalle e con i nostri soldi. È una cosa gravissima. E il CDA che ha permesso questo per 12 diciottesimi è ancora a capo e a guida di questa banca. Ma sono i ladri! Sì. Tutto vero, ma gridare, permettetemi, gridare serve a poco. Sfoghiamoci in assemblea. Qui siamo qua per farci un'ulteriore cultura rispetto a quello che possiamo farci al bar. Perché al bar rischiamo di leggere dei giornali che ci dicono la SPA è inevitabile. Quando c'è una legge, invece, che dice che l'assemblea può decidere di non votare la SPA e di scegliere delle alternative. Questo dobbiamo saperlo, perché se fosse vero, lo ripeterò fino allo sfinimento, che la SPA è obbligatoria per legge, avrebbero fatto una legge punto e basta e noi non dovremmo votare nulla. Bene, allora siamo qua per farci una cultura. Questa è la cultura che ci dobbiamo fare. Dal 2014 compravano azioni, questo CDA faceva atti illegittimi. Allora la domanda ovvia che abbiamo fatto in questi mesi, a cui nessuno ci ha saputo rispondere in maniera concreta, se non realistica, diversamente quella della nostra idea, come possiamo noi oggi fidarci e votare sì a un progetto e a un piano industriale che nessuno ha visto nei numeri, ma sulla fiducia, perché è questo che ci chiedono, non ci hanno fatto vedere i numeri, noi andiamo in assemblea ancora oggi senza sapere se è 1,5 miliardi o 1,750 miliardi quello che serve. Hanno fatto la riunione con i dipendenti e gli hanno detto che era 1,750 miliardi l'aumento di capitale. Noi questo ancora oggi non lo sappiamo. Noi siamo i soci, quelli che ci mettono i soldi, quelli che ci hanno messo i risparmi di una vita, ancora non sappiamo. Bene, allora siccome dobbiamo votare sulla fiducia, la nostra domanda è: possiamo fidarci di un piano industriale fatto da un CDA che per 12 diciottesimi rappresenta ancora la lunga mano di Zolin? Che per 12 diciottesimi ha causato e creato un valore fittizio delle azioni a 62,50 quando si sapeva benissimo, perché loro lo sapevano, noi no, che era un valore gonfiato, perché la redditività dell'istituto aveva problemi dal 2009 e il valore delle azioni non era 62,50. Bene, possiamo noi sulla fiducia votare sì a qualunque scelta possa fare questo CDA? È credibile? Non è credibile. E questo già basterebbe i 5 per arrivare all'assemblea e dirgli no, un no di dignità e un no di coscienza, al di là dei soldi, perché i soldi potremmo forse anche recuperarli un giorno in qualche altra maniera, ma la dignità
chi è che ce la ridà? Quando l'abbiamo ceduta è un bene che non ritorna. Questo dovete averlo bene chiaro in testa. E in questa società manca di dignità, da sopra, da chi ci governa, e noi dobbiamo richiederla. Perché il qualunquismo che gira a scusa tra le classi politiche, ed è l'unico discorso che vi faccio, sociale e politico, è questo. Il qualunquismo che gira dicendo noi vi rappresentiamo, quindi se rubiamo, se facciamo, è perché rappresentiamo proprio così, no? No, io non lo accetto. Perché una qualsivoglia famiglia cresce dicendo non il padre e la madre, non dicono i figli ci comportiamo male perché tanto ti comporti male, che ti danno l'esempio. E noi pretendiamo l'esempio da chi ci gestisce. E pretendiamo un CDA credibile, un piano industriale credibile. Lo pretendiamo. E non voteremo sì a questo piano industriale di questo CDA. Bene. Adesso andiamo nel concreto, parleremo della SPA, dei problemi della SPA, con il dottor Lugano, che, vi dico subito, non è un parlatore pubblico, ma è un docente che passa, la moglie è lì, la vedo, passa 12-13 ore in studio a studiarsi le carte. Quindi capite benissimo che a livello di esposizione non avrà la fluidità che può avere Iorio, no? Ma ha di sicuro i numeri e le carte in regola per poter fare un vero piano industriale credibile. E oggi vi presento innanzitutto le criticità della SPA, e adesso lo faremo. Prego, dottor Lugano, e grazie ancora per essere venuto. E faccio un'ultima premessa, poi la lascio parlare. Il dottore non ha studiato in università sponsorizzate dalla Popolare di Vicenza e non ha studiato in luoghi dove Popolare di Vicenza è arrivata con la sua lunga mano, con le sue sponsorizzazioni, con tante altre cose. Quindi di tutto si può dire tranne che non sia libero di coscienza. Prego dottore. Io ringrazio Luigi per la fiducia che ha avuto in me. Beh, io mi presento, io ho studiato e sono laureato in un'università che è anche molto recuperata, perché sono laureato a Bocconi, però la mia storia è un po' diversa da Bocconiano medio. Mio papà è un panettiere, si è lavorato 40 anni alzandosi alle 2 di mattina tutte le mattine, avevamo oltre 20 dipendenti, e lui tutte le mattine si alzava prima di tutti i dipendenti per preparare gli impasti, e lo ha fatto per 60 anni, adesso ha 77 anni, finalmente è andato in pensione anche lui. Però per dire che io a 14 anni, anzi prima, a 8 anni ho iniziato ad andare nel forno a fare il pane anch'io, quindi non sono un bocconiano che andava sulla Spider, sono un bocconiano che purtroppo si è pagato gli studi, e che erano anche molto costosi. Allora, per quanto riguarda, allora possiamo considerare quello che è la situazione della Banca Popolare di Vicenza. Voi sapete che ha avuto una perdita, tanto pubblicizzata, di 1.400.000.000 nel 2015. Questo, da cosa deriva questa perdita? Dirò solo due parole. Non è in realtà che in un anno la banca sia fallita e sia impazzita. È in realtà che sono state fatte delle correzioni a una serie di valori che in realtà sarebbero stati dovuti correggere perlomeno nei 10 anni precedenti, piano piano. No, non c'è niente da mandare in onda, parlo. Sulla SPA? No, vado voce, perdonami, perché devo selezionarli. Va bene? Scusate, mi interrompono io. Da 7 quando si fa? Hai i dati della SPA da mettere? Anche dei dati della SPA? Sì, c'è il quadro. Perché che di fronte per fare quello della SPA? No, io non sono tutto pronto per la SPA, questo è un dato che... I dati che abbiamo ora, non erano come le oggi? Scusate, perché questo non è una... Vedete la diretta cosa causa? Beh, io comunque posso parlare sulle perdite perché me le sono studiate a lungo. Quindi il problema delle perdite della Banca Popolare di Vicenza sono che quest'anno, essendo cambiato l'amministratore, dopo tutte le vicende che sono successe su Zolmini e così via,
e il nuovo amministratore delegato ha deciso di pulire il bilancio, e pulendo il bilancio ha portato su questo 1.400.000.000 di perdite, che in realtà non sono perdite dovute alla gestione 2015, ma sono dovute alla gestione praticamente storica. Cioè lui è arrivato a un certo punto e ha voluto tirare una linea. Perché ha voluto tirare una linea? Voi direte, bello, ogni tanto bisogna fare anche pulizia. È giusto. Ma questa pulizia è stata fatta, perché è stata fatta? Perché si è spaventato in questo modo l'azionista che 2 anni fa ha versato 62 euro per azione? Attenzione. In realtà la mia sensazione è stata che si è voluto pulire tutto per poter poi regalare, per spaventare gli azionisti attuali e non farli guidare verso una soluzione, e nello stesso tempo per favorire quella che sarebbe stata poi l'entrata in un altro gruppo, di un altro gruppo nella banca. Ora, intanto che stanno studiando su queste perdite, io comunque vado avanti a parlare. Abbiamo un problema del piano industriale che è stato proposto dall'attuale CDA. Come abbiamo detto prima, il CDA attuale, come ha detto giustamente Luigi, è per gran parte espressione dei vecchi soci. Quindi i vecchi soci che hanno portato questo 1.400.000.000 di perdite maturati negli ultimi 10 anni, adesso propongono un piano industriale completamente nuovo, a detta loro. Questo piano industriale, ve lo dico a grandi linee, siamo riusciti a ricostruirlo grazie ai pezzi e bocconi di un'opera di indagine veramente attenta, andando a spulciare una serie di documenti nei quali hanno detto una cosettina, poi ne hanno detto un'altra, poi ne hanno detto un'altra ancora, una piccola intervista, un pezzettino di là, eccetera. Purtroppo non siamo stati mai ritenuti degni di avere il piano industriale nella sua interezza. Dubitiamo di poter avere il piano industriale nella sua interezza, perché questo piano è in realtà tutto in costruzione, cioè viene cambiato un po' giorno per giorno. Siamo passati, come ha detto lui, da 1.500.000.000 di ricapitalizzazione a 1.750.000.000, il perché non si sa, 250.000.000 gli avranno dati come mancia al cameriere. I numeri cambiano, c'è un certo numero di filiali chiuse, poi è cambiato ancora e così via, un certo numero di dipendenti che dovevano essere accompagnati al prepensionamento, che poi non è proprio quello lì, e così via. Quindi, diciamo, noi abbiamo dei dati parziali che abbiamo raccolto, ma ci siamo fatti un'idea abbastanza precisa, e ve li posso dire. Allora, prima di tutto dobbiamo ricapitalizzare, il piano prevede la trasformazione in SPA, la ricapitalizzazione della società per 1,5 miliardi - 1,75, quindi prevede la chiusura di 150 filiali, prevede il prepensionamento, l'accompagnamento al pensionamento di 400 dipendenti, la semplificazione strutturale, diciamo che tagliano qualche ruolo all'interno della banca. La Banca Popolare di Vicenza ha una caratteristica forse unica nelle società: ha tanti dipendenti quanti impiegati, praticamente ha tanti dirigenti e quadri quanti dipendenti, praticamente c'è un dipendente ogni dirigente o quadro, ognuno comanda se stesso, poco più. Poi abbiamo una modifica della struttura, per cui la banca, secondo la loro idea, sarà divisa in due banche: una banca retail, diciamo chiaramente per i poveracci, e poi c'è la banca sezione business, che invece sarà lasciata ai grossi industriali. Quindi abbiamo una modifica parziale. Aspetti, fermo, lei ha detto una cosa interessantissima, mi permetto. Sì. Quindi, visto i dati che ci sono, visto il piano che hanno presentato, si ritiene abbastanza logico pensare che comunque una divisione su due modelli di banche, anche in SPA, ci sarà lo stesso. Certo. Bene, perché stiamo dando per scontato cose che non sono scontate, e non parlo di nessuno in particolare. Bene, allora, quindi quando ci dicono che la nostra idea, che poi vi spiegheremo, è complicata perché bisogna dividere, in realtà una divisione loro l'hanno già programmata, quindi è una difficoltà che mettono sul piatto giusto per metterci i bastoni tra le ruote. No, giusto per essere chiaro. Sì, sì, sì. Andiamo avanti tranquillo. Per essere chiaro per tutti, probabilmente una divisione dell'istituto anche in SPA, dopo, postuma, una divisione, per renderlo più appetibile diversamente a, ci sarà. Quindi teniamo presente anche questo. Okay? Ci sono dati che ci fanno pensare che una divisione comunque ci sarà.
Bene, andiamo avanti. Prendete allora, questo punto fermo in testa, bene. Allora, praticamente, sì, la divisione avremo non due banche, però avremo una divisione che si curerà soltanto di grandi clienti e tutti gli altri passeranno in cavalleria. Non solo c'è questa, forse così è meglio, hai ragione. Non solo c'è questa, ma anche la modifica della formula commerciale. Da domani, come succede ad esempio in Ubi, di cui ero cliente, per questo mi sono strappato, voi entrerete in banca e oltre a volervi vendere giustamente prodotti finanziari e così via, eccetera, 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 vorranno pioppare cose inutili in Ubi, perché questo fa parte dell'allargamento dell'offerta commerciale, come dicono loro. Ad esempio in Ubi vogliono piopparvi l'acquisto di un tablet. Esatto, io quando volevano forzarmi a comprare il tablet, se no non potevo tenere conto corrente, la mia scelta è stata e ne vado, perché se voglio comprarmi un tablet non vengo in banca, vado in un altro posto. Bravissimo. Tanto per dire. Non solo, ma uscite di questo, e adesso vediamo a vedere quali sono i problemi di questo business plan. Prima di tutto c'è un problema generale, sono previste crescite della raccolta, crescite degli impieghi e così via, dell'ordine del 5% annuo. Allora, voi vedete come sta andando l'economia in Italia. Quando va bene e i dati sono quelli ottimistici del governo, eccetera, c'è +1% per il 2016. L'1%, 0,6% per il 2015. Il 2017 non sapremo come sarà. Secondo voi è possibile per una banca che è in crisi di fiducia, che viene dallo stesso CDA precedente che l'ha portata a una situazione disastrosa, riacquistare così tanta fiducia da attrarre ancora, di accrescere del 5% dei depositi all'anno? Lo chiedo sinceramente. Voi pensate che voi avete un CDA che è passato da 63 euro per azione a 6,3 valori di recesso calcolato dai loro periti. Guardatevi il signore alla destra e alla vostra sinistra e guardatelo. Se lo mettete nel CDA della banca, probabilmente può fare meglio, perché sfido chiunque di voi a fare peggio della perdita del 90% del valore delle azioni. Totalmente detto. E questo è solo uno dei primi dei problemi, perché poi c'è un altro: la banca, per tornare inutile, prevede di aumentare il margine di intermediazione e di aumentare naturalmente quelli che sono tutte le sue, gli incassi che viene ad avere. Margine di intermediazione, questo vuol dire che pagherà meno i soldi che vengono affidati e pagherà, chiederà di pagare di più i prestiti. Allora, qui siamo in una situazione che di mercato è un po' particolare, cioè i clienti devono essere un po' masochisti o un po' fessi, perché sono clienti che preferiscono portare i soldi alla Banca Popolare di Vicenza perché è più bella e pagare di più piuttosto che andare da un'altra banca e pagare di meno. Qualcuno ve lo deve spiegare. Il mercato di solito è una gran brutta cosa, ma non funziona così, soprattutto in un momento in cui, come dicevamo, c'è questa crisi di fiducia. Quindi a noi sembra che questo piano sia stato costruito praticamente solo per portare per arrivare a un risultato, far finta che nel 2018 ci sia un utile per questa banca e far finta che nel 2020 ci siano addirittura dei dividendi. Tutti i calcoli che sono stati fatti sulla base del CDA e sono stati fatti anche nella valutazione delle azioni, sono stati basati tutti su questo business plan, cioè tutto quello che viene detto eccetera è basato su questo business plan. Ora vi vorrei citare una banca, la grande banca Lehman Brothers. Lehman Brothers aveva un ottimo business plan, ottime prospettive nel 2004, nel 2007 ha chiuso. Come facciamo, come sia possibile calcolare il valore di una banca futura, una banca che viene da una crisi così forte, con una crisi di fiducia nel CDA, con nessuno che ha mai risposto dei danni che ha portato? Perché se venisse, poi ne parleremo dopo, magari parlerà anche l'avvocato, ma se qualcuno mai avesse risposto per i danni che ha fatto, la banca non si troverebbe in questa situazione. Nessuno ne ha mai risposto. L'Italia è un paese di eroi, di navigatori e di amministratori irresponsabili. Quindi, nonostante tutto, questo business plan prevede una miracolosa crescita della banca. Nonostante tutto questo, ricordatevi che se voi accetterete la trasformazione in SPA e se voi quindi trasformerete, dopo la vostra quota o sottoscriverete le nuove azioni, quindi metterete nuovi soldi e darete nuovi soldi al CDA, se no il peso di voi, vecchio azionariato,
all'interno della nuova banca che nascerà con l'aumento di capitale sarà circa del 25%, e qualcuno ieri mi ha anche criticato dicendo che sono ottimista. Io mi baso sui dati che vengono forniti dalla banca stessa. Quindi, se approvate il passaggio in SPA e quindi successivamente approvate l'aumento di capitale, o metterete dei nuovi soldi e li darete alle stesse persone che ve li hanno distrutti negli anni precedenti, che siete liberissimi di farlo, oppure la vostra quota si ridurrà, il vostro potere si ridurrà esattamente, matematicamente, di un quarto rispetto all'attuale. Chi prima avrebbe avuto lo 0,3% ne avrà meno dello 0,01, tanto per capirci. Pensateci un attimo. Quindi la trasformazione, al di là di poi del potere del problema del voto capitale che sarà affrontato in seguito, vi porterà comunque a una schiava diluizione del capitale, quindi a una, voi conterete ancora meno di quanto contate adesso, ma molto meno. Ora la scelta a questo punto sta a voi, decidete di trasformarvi, e soprattutto con questo CDA decidete quindi di dare dei soldi alle stesse persone che l'hanno distrutto, o scegliete poi una via diversa. Vedremo poi quale sarà questa via diversa che noi proponiamo. Ora, il problema, poi, ora proseguiamo col problema sempre della Banca Popolare di Vicenza e della sua redditività. Banca Popolare di Vicenza effettivamente ha un problema di redditività che deriva da due fattori. Uno sono i famosi crediti in sofferenza. La banca ha questo progetto di cedere i crediti in sofferenza. Sapete tra l'altro che il governo, non so se l'avete saputo, sta facendo una serie di favori enormi alle banche per favorire l'esecuzione di questi debiti. Ad esempio, dal prossimo anno, se impignorano la casa, questa potrà essere venduta all'asta senza pagare tasse di registro, il che è molto interessante, perché non pensate di andare a comprare voi la vostra prima casa all'asta, perché voi pagherete l'imposta di registro lo stesso. È valido solo se viene rivenduta nei successivi 12 mesi. Ecco, quindi lo Stato ha deciso questo, di aiutare le banche aiutando gli speculatori, coloro che comprano la casa e poi la rivendono. Scusate. Allora, se voi avete, quindi siete clienti dal punto di vista del debito, quindi siete il debitore della Banca Popolare di Vicenza, attenzione, lei ha già deciso, facendo parte del business plan, la cessione di una buona parte di quelli che sono i debiti in sofferenza. Quindi non azzardatevi a ritardare una rata del pagamento del mutuo, perché il vostro debito verrà ceduto, sarà eseguito il più rapidamente possibile, e dopo essere stato seguito la vostra casa sarà venduta senza neanche pagare le imposte a qualche speculatore, neanche un'altra famiglia che potrebbe utilizzarla, a qualche speculatore. E questo processo fa parte del business plan attuale della Banca Popolare di Vicenza. Uno dei problemi poi della Banca Popolare di Vicenza è la scarsa redditività delle filiali. Il problema è che negli anni precedenti la banca è voluta crescere tanto e male. Per darvi un esempio di quanto si è cresciuta male, vi faccio l'esempio di una sfortuna che vi siete evitati. Nel 2014 avete fatto l'aumento di capitale, quello famoso di 62,5 euro ad azione. Lo sapete voi perché cos'era quell'aumento di capitale? No? Voi dovevate comprare Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio. Avevate fatto un'offerta. Esatto. Ora, lo sapete quanto la pagavate? La pagavate quasi il doppio del valore di borsa. Ecco. Grazie al cielo, questa ve la siete salvata. Ma non perché Banca Popolare di Vicenza non l'abbia voluta comprare, perché Banca Popolare di Etruria e Lazio non si è voluta vendere. Non si capisce, la magistratura sta indagando sul tema perché questo aspetti, che, giusto per capire, questa è venuta la follia di voler fallire e di voler essere comprati a doppio del prezzo. Sì. Per fortuna abbiamo trovato qualcuno più basso dei nostri, per fortuna, perché se no che scuola sarebbe un cimitero con quella licenza. Beh, però come cadaveri ne avete acquisiti molti, perché avete acquisito 16 filiali dell'altra banca fallita, la Cassa di Risparmio di Ferrara, avete acquisito 16 filiali della Cassa di Risparmio di Ferrara nel Lazio. Perché? La prima domanda sarebbe perché? Perché? Quello non lo dovete chiedere a me, non sono. Ma avete comprato
qualche filiale della Banca Popolare di Spoleto, anch'essa fallita, a Torino. Perché? Dopo parliamo anche delle partecipazioni, perché molte persone non sanno che la nostra banca possiede delle partecipazioni. La vostra banca possiede delle partecipazioni, alcune sono strumentali, e avete partecipazioni in un paio di immobiliari, di cui una non capisco il perché, e sinceramente vorrei chiederlo, che possiede un bellissimo immobile in via Monte Napoleone a Milano. Non capisco il perché. Vabbè. Nostro? È vostro, sì, se volete potete andarci. Guarda che bene. Poi avete però un'interessante partecipazione cattolica, Società Cattolica di Assicurazioni. Questa interessante partecipazione è stata valutata, acquistata le ultime azioni nel 2013 a 44 euro per azione. Valutazione di borsa della settimana scorsa era 5,17 euro. Naturalmente voi affiderete il vostro video di Casperà. Aspetti, noi abbiamo pagato le azioni di Cattolica 9 volte il valore. Sì, avete pagato 9 volte il valore. È un'operazione come quella di Banca Popolare, almeno Cattolica non fallisce. Cattolica non è particolarmente, ci sono degli indicatori, non me li sono portati dietro, non pensavo di parlarne esplicitamente, però diciamo che Cattolica e le assicurazioni non è neanche un'assicurazione particolarmente redditiva. È molto inferiore come redditività rispetto a Generali, per fare un nome molto conosciuto, però avete pagato 9 volte quello. E quindi il CDA che ha fatto questo vi chiede ancora di metterci dei soldi. Certo. Vado avanti, no? Perché... Senti, ha parlato dell'aumento di capitale, dei conti che abbiamo fatto noi sull'aumento di capitale? Sì. Dicendo del 1,5 miliardi che Iorio sponsorizza come il salvavita. Del 1,5 miliardi? No, aspetta. Allora, poi abbiamo i 2,1 miliardi, sì, l'aumento di capitale. Il 1,5 miliardi di aumento di capitale, che come ho detto diminuirà le loro quote. Ma perché 1,5 miliardi? Che noi riteniamo che sia insufficiente come aumento di capitale, sì. Allora, sul piano che hanno voluto presentare. Sul piano che hanno voluto presentare loro, esatto. Notiamo che loro continuano a aumentare questa cifra. Si è passata da 1,5 miliardi a 1,750 miliardi. Probabilmente se arriviamo a fine mese arriveremo a 2. Il problema è il mese di marzo. Il problema è che ci chiediamo perché continua a aumentare questa cifra. Ora, operativamente la banca non sta facendo particolari utili, anzi, la raccolta sta andando piuttosto male, ma è chiaro che vada male. Scusate, stiamo parlando, il CDA, l'espressione del precedente, chi va a portare dei soldi alla Banca Popolare di Vicenza? Ecco, c'è stata la fuga di 8,8 miliardi di depositi che hanno preso altre strade. Inoltre c'è stata una fuga, non abbiamo le cifre esatte, fortissima di depositi indiretti, cioè di titoli che sono lasciati alla banca per essere gestiti, di raccolta indiretta. C'è stata una fuga fortissima anche di questo. Purtroppo non abbiamo dati reali. Io so da che gli altri gestori finanziari tipo Mediolanum, tipo Fideuram, Allianz, eccetera, hanno considerato ormai questo territorio come un territorio di caccia perfetto, perché tutti vogliono andarsene da Banca Popolare di Vicenza con i loro titoli, e quindi per loro è una manna. Poi abbiamo anche abbiamo queste cifre di richieste che continuano a crescere, e quindi questo ci fa venire il dubbio che ci siano ancora dei buchi che saltano fuori e che non abbiamo ancora documentato. Quindi ci si chiede di fare un'operazione enorme sulla base di dati di bilancio che sono ancora un grandissimo punto interrogativo. Saltano fuori i dossier. Recentemente è saltato fuori un dossier molto importante relativo a Marchini, costruttore romano. Sì, dopo lo facciamo vedere anche quello, perché aveva parte a che vedere con quello. Insomma, c'è troppo. Il consiglio di amministrazione ha nascosto troppo marcio e ha troppa paura di farlo saltare fuori per potersi fidare, secondo me, a dargli ancora dei soldi, e soprattutto una quantità di soldi come quella che sta chiedendo adesso. No, però una cosa che forse ti può aiutare. Un problema, scusate, torno un attimo indietro. Un problema della banca che non è molto redditizia. E Iorio dice, io cancello 150 filiali perché fanno poca raccolta. Va bene, è un valore che comunque io prendo e butto via, però ci può stare, perché lui ha questa idea che deve essere diventata più redditizia in questo modo. Io mando in pensione 400 dipendenti, a parte che addirittura l'anno scorso li ho aumentati, quindi sarebbe interessante capire che cosa stesse facendo. Il problema di questi 400 dipendenti su 150 filiali, che sono poco più di 2 dipendenti per filiale. Allora, i casi sono due: o questo numero non è vero, dei 400 che vengono prepensionati, oppure
avremo la sede qua di Vicenza dove i dipendenti si pesteranno i piedi uno con l'altro. Perché in media avete 8 dipendenti per ogni filiale. E gli altri 6? Posso fare una piccola chiosa, dottore? Allora, io so che in sala c'è qualche rappresentante dei sindacati di dipendenti, e chiedo a loro, volete, visto questo piano industriale, che mi sta in piedi, visto i numeri che ha appena sciorinato il dottor Lugano, visto quello che abbiamo sentito fino adesso, pensate che questo piano industriale possa essere credibile, quello del dottor Iorio? Pensate che i 400 licenziamenti siano credibili? Oppure, siccome so che i sindacati i numeri li sanno leggere bene, oppure ritenete di consigliare ai dipendenti qualcosa di diverso da un voto cieco, da un voto che oggi, che tra una settimana daranno, semplicemente per garantirsi un posto di lavoro che in realtà è ingarantibile? Ripeto, chiedo ai sindacati, volete esporvi? Noi ve lo chiediamo, vorremmo una presa di posizione. Di solito quando ci sono licenziamenti, i sindacati ci sono sempre in campo. Fino adesso i sindacati hanno avuto un silenzioso assenso. Guardate che questo silenzioso assenso, tra qualche tempo, tra qualche settimana, tra qualche mese, potrebbe trasformarsi in responsabilità. In poche parole, chiudo. Vedete voi se volete consigliare ai dipendenti a firmare il proprio suicidio. Grazie. Allora, grazie Mario. Precisazione dolorosa, perché come in tutte le situazioni bisogna dire una cosa, ci sono responsabilità nell'esporsi, ma ci sono anche responsabilità di chi non si vuole esporre. Tutte quelle autorità, salvo qualcuna, ringrazio il sindaco di Rasana, sì, lo ringrazio perché lui si è esposto, qualche altro personaggio si è esposto, ma il silenzio, come diceva Mario, colpevole di molte istituzioni, è una colpa che la storia probabilmente non vi perdonerà. Molta attenzione a questo. Noi di istituzioni le abbiamo viste e conosciute e ci abbiamo parlato con molte ci hanno detto bravi, state facendo un atto sociale, state raccogliendo, dando speranza alla gente. Sì, ma noi vogliamo qualcosa di più della speranza, noi siamo qua per qualcosa di concreto e siamo qui oggi per dimostrare che siamo concreti. Quindi la speranza noi ce la portiamo dietro, ma ce la portiamo dietro con tutto quanto il sacco di responsabilità di sapere quello che stiamo facendo, e batteremo i pugni fino all'ultimo per i nostri diritti, non ci vendiamo così. Adesso facciamo un intervento. Noi abbiamo chiesto anche al segretario di Stato Vaticano sabato scorso, quando era qua per la consacrazione del nuovo vescovo. Vero. E stiamo chiedendo un appuntamento a Papa Francesco, che è sensibile a questi temi. Ringraziamo, vogliamo bene. Adesso, se permettete, facciamo un altro intervento istituzionale e economicamente importante. Quello che vedete, è quello lì, perché la linea casca, quindi 2 minuti di attenzione se la linea casca. Il dottor Scarano, analista finanziario di fama nazionale, ha scritto un articolo bellissimo sul Fatto Quotidiano, che dopo vi facciamo leggere. Adesso lo facciamo intervenire perché vuole dire anche lui la sua sulla questione, prego. Grazie a tutti, non so se mi sentite, abbiamo concordi con la connessione. Mi sentite? Sì! Grazie a tutti per l'invito, ringrazio Luigi, ho letto con molto interesse il piano di Fabio Lugano, da molti spunti. Vorrei entrare subito nel merito.
soprattutto a cui è merito questo suo piano, perché appunto sul piano alternativo, certamente l'aspetto dei dipendenti è un aspetto centrale. Ormai cedere filiali è un costo, noi abbiamo avuto esperienza che banca ha acquistato delle filiali da un gruppo inglese, ma il gruppo inglese per cedere ha pagato diversi milioni per poter cedere queste filiali, quindi la cessione di filiali diventa un costo per la banca in questo momento storico e non un abbattimento di costi. Paradossalmente tagliare via le filiali è un fortissimo costo. D'altro canto io sono molto fiducioso sul fatto che le filiali debbano essere rilanciate con un piano industriale credibile, perché l'abitudine di casa per filiale ha bisogno di nuove tecnologie, di nuovo appoggio per poter creare all'interno della filiale un volano di rilancio del territorio. Su questo con una collega, la dottoressa Simone, abbiamo scritto un paper. Noi siamo molto fiduciosi sul fatto che la banca piccola e radicata nel territorio trovi delle filiali un suo modello di rilancio. In realtà noi assistiamo a una ricapitalizzazione della banca in modo eccezionalmente importante per rispettare dei parametri patrimoniali. Questo rispetto dei parametri patrimoniali sarebbe molto meno invasivo se la banca fosse più piccola. Quindi la divisione in 5 banche regionali porrebbe una esigenza di capitale nettamente differente. E quindi ho invitato, anche ho scritto attraverso i quotidiani, che almeno come piano alternativo, anche in vista della quotazione, questo dovesse essere fatto, però evidentemente l'amministratore delegato è eccezionalmente sicuro nel suo obiettivo. Certamente questo obiettivo non va negli interessi degli azionisti. Gli azionisti in questo scenario verrebbero diluiti in maniera quasi completa. C'è anche un fatto tecnico che vorrei sottolineare, cioè il fatto che questo tipo di aumento di capitale taglia fuori e annulla i diritti. Questa è una questione tecnica che può essere noiosa, però il diritto è un pezzettino del valore dell'azione dell'azionista corrente, dell'azionista esistente. E questo è una sorta di diritto, soprattutto se i nuovi azionisti è differente da 6,3 euro, che è il prezzo di recesso attualmente stabilito. E quindi, se noi avremo informazione che il prezzo di ingresso dei nuovi soci è inferiore a 6,3 euro, c'è di fatto un trasferimento di valore gratuito da parte degli attuali azionisti ai nuovi entranti, perché il diritto non esiste e non può essere scambiato. Io inviterei tutti a una riflessione, cioè non è tanto questa una battaglia dei soli azionisti che ci hanno perso fortemente e che sono in questa prima fase i più investiti da perdite economiche, ma è tutto un territorio che perderà fortemente perché la cessione della banca alle forze del mercato non coordinate, non dominate, renderà il territorio completamente in balia di estrazioni di valori importanti, tipicamente attraverso le vendite di asset patrimoniali della banca. La banca, per quanto sia ancora circa mezzo miliardo di immobili anche di pregio, e attraverso l'affare del non performing loans, dei crediti avvalorati, che aggrediranno i debitori con tecniche che produrranno un fortissimo disagio sociale. Allora io sono molto preoccupato perché in questo siamo in una prima fase di fortissima sofferenza degli azionisti, ma che preannunciano fortissima
massima sofferenza per il territorio. E questo sarà inevitabile, cioè è come sta andando anche un regime normativo che facilita e velocizza l'esecuzione. Quindi questa battaglia degli azionisti in realtà è una vera battaglia di un valore della banca tradizionale rispetto a una prospettiva di attacco finanziario speculativo di proporzioni veramente importanti. Quindi, cari soci, voi siete veramente non solo per il vostro interesse egoistico, ma la difesa del voto capitario è una difesa importante di una democrazia all'interno di una compagine sociale e pur quanto economica di una banca popolare. Le tecniche per rendere più compatibile al territorio il leccarsi le ferite, di rimettere le cose a posto, lavorare con l'ENA, e io penso assolutamente fattibile. Questo vertice purtroppo compromesso ha cooptato un nuovo dirigente che in realtà certamente non potrà andare nettamente contro un consiglio di amministrazione che è una espressione di un certo circolo di potere. E a questo punto spetta a voi, non solo con la responsabilità vostra propria, verso i vostri interessi, ma verso tutti quelli che i tecnici chiamano stakeholder, cioè i portatori di interessi, che è la società in cui sta operando questa banca. Io mi sarei fermarmi qui con il mio intervento, ho seguito con molto interesse tutto il dibattito. L'accenno a Papa Francesco mi commuove, anche perché effettivamente è la persona forse più intelligente e più sensibile verso questi fenomeni finanziari che stanno travolgendo le persone, il lavoro e le famiglie. Grazie a tutti voi. Grazie mille. Andiamo avanti. Allora, io metti solo l'articolo un attimo del dottor Scarano. Volevo ringraziare anche, ma non perché hanno pubblicato, ma per la pluralità che hanno dimostrato, i giornalisti che ci hanno sempre dato comunque spazio, nel bene e nel male. Perché le persone possono scrivere a favore o contro, ma l'importante è che scrivano, perché comunque scrivere dà da pensare. Il silenzio che qualcuno ci ha fatto calare invece è colpevole, questo lo continuerò sempre a dire. Questo è l'articolo del dottor Scarano, dove fa una disamina sul Fatto Quotidiano della situazione, dove dice appunto quello che noi diciamo da mesi, che Iorio ha una mission, che lui ha valutato solo l'opportunità della sua mission, cioè la SPA, e che in realtà in mano dati diversi da quella, quindi come diceva il dottore, la possibilità di poter scindere, vedere, cedere, ristrutturare, dati in mano non ne ha. E se uno dati in mano non ne ha, perdonatemi, perché probabilmente la cosa non gli interessa, no? Bene. Questo è un doveroso richiamo, come un doveroso richiamo lo faccio agli imprenditori e alle associazioni degli imprenditori del territorio veneto, del territorio toscano, del territorio in generale dove la banca opera, perché come avete sentito il dottor Scarano ha detto una cosa molto importante, che se il piano dovesse andare in porto le ripercussioni per quanto riguarda i fidi e i crediti si avranno su tutto il territorio, su tutti i portatori di interessi, quelli che vanno a richiedere soldi all'istituto, quelli che hanno già richiesto fidi, mutui e quant'altro all'istituto, e quindi diventeremo figli di un padrone di casa che ad oggi non conosciamo. E la cosa ci preoccupa. Non vorremmo trovarci non solo con un valore azionario pari all'elemosina, che di solito si fa in chiesa, con tutto rispetto per l'elemosina che si fa in chiesa, no? Ma potremmo trovarci di fronte a un padrone di casa che non vede l'ora che i nostri crediti,
nostri debiti verso la banca diventino inesigibili, no? Per poterli vendere in un mercato che diventa conveniente. Bene, e questo è importante che lo sappiamo. A questo punto volevo coinvolgere anche Daniele, se fai i due passi verso il centro della... ti ringrazio perché sembra che sono Sanremo. Se ti ringrazio, fammi contro il calcio. No, quello che è importante, volevo far dire qualcosa a tutti giustamente, bisogna che ci rendiamo conto della perdita che avremo noi, non solo di valore come azioni, ma di valore intrinseco del voto nel momento in cui ci trasformeremo in SPA. Cioè, conterà capitale, noi no. Daniele, solo io due parole. Beh, intanto ringrazio tutti quanti, dopo mesi e mesi di lunga battaglia, la soddisfazione più grossa è averli tutti quanti qui oggi, perché effettivamente vuol dire che siamo riusciti a creare e a instaurare quello che possa essere un rapporto non solo esclusivamente legato all'informazione in sé, ma un gran bel gruppo. E di questo siamo assolutamente orgogliosi. La mia vicenda la conoscete, quello che ne è venuto fuori è un po' figlio di quello che eventualmente era il pensiero mio di Luigi mesi fa, ma la disamina che hanno fatto il dottor Lugano e il dottor Scarano penso che debba aprire gli occhi non solo a chi è qui in sala, ma a tutte le parti coinvolte nella vicenda. Quello che mi interessa assolutamente chiarire è che questi risultati possono portare decisamente a un risultato molto più importante sabato prossimo, perché il fatto che ci siano circa 600 persone qui dentro sta ad indicare che siamo riusciti a fare quell'informazione che, come abbiamo visto, nessun altro ha fatto. Io vi ringrazio di nuovo e a sabato prossimo. Adesso, molto velocemente, volevo coinvolgere anche per le informazioni che è giusto che sappiate. Cosa comporta il voto del no? Quindi noi diciamo no anche per mantenere il nostro diritto di voto capitario, quindi la dignità del voto per testa. Tutti noi oggi abbiamo un diritto di voto ognuno, no? Con 10 deleghe possibili, e dopo chiamo Franco a spiegare come faremo a raccogliere le deleghe. Molto velocemente, dopo faremo anche per l'industriale che è la parte centrale, ma vi diciamo come votare adesso finché siete freschi, così capiamo un po' di cose premiate importanti. Vi dicevo, noi con la trasformazione SPA, accennavo anche prima, perdiamo il diritto di voto capitario, quindi ognuno di noi vale un voto, pari dignità, perché le popolari sono nate per dare dignità al risparmio, qualunque sia la quantità del risparmio accumulato. Quindi se l'operaio riusciva a risparmiare 100.000 lire a fine del mese, aveva tanta dignità quanto risparmio dell'imprenditore che risparmiava 1.000.000 di lire a fine del mese, no? Quindi queste banche nascevano, sono nate e hanno aiutato un territorio come il nostro, come quello pratese, territori che hanno dato molto al paese, no? Nascevano per dare appunto dignità ai risparmiatori come persone, non come quantità di soldi. Se domani noi votiamo sì alle SPA, valiamo solo in base ai soldi che rappresentiamo, basta. Il nostro voto si limita a quello, e io penso che sia una perdita enorme di democrazia e di rappresentatività. Quindi vi proponiamo di riflettere anche a questo, ma non solo. Se noi voteremo no, avvocato, se mi vuole coadiuvare su questo, se noi voteremo no, sono uscite le notizie un po' particolari in questi giorni, avremo il diritto al recesso. Prego, avvocato. Quel famoso valore dei 6,30 euro di cui avete sentito parlare nei giornali. Per spiegarvi cosa esattamente, avvocato? Allora, io sono l'avvocato Filippini, sono del Foro di Verona. Mi hanno chiesto di spiegarvi cosa succede nel momento in cui all'assemblea o voterete no, oppure non voterete affatto, perché anche chi non vota ha diritto di recesso. Il recesso non è una conseguenza automatica del voto negativo o della mancanza di voto. Il recesso è una facoltà che ha il socio e che deve esercitare in un tempo e in un modo preciso
dopo che la delibera di trasformazione, avendo avuto esito positivo, è stata trasferita in Camera di Commercio. La banca avverte nella delibera che sarete avvisati semplicemente tramite la comunicazione con l'iscrizione nel sito della banca, che è appunto avvenuta l'iscrizione della delibera, per cui voi avrete 15 giorni per mandare alla banca una raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale dovete dire: sono Tizio, ho tot azioni, intendo recedere dal rapporto societario. E qui non ci sono belle notizie poi che vengono avanti, perché se loro vi hanno detto che perderete, o anzi avete già perso il 90% delle azioni, in realtà il problema è che sarà molto difficile che vi liquidino anche il restante. Perché cosa succede? L'azione, nel momento in cui voi recedete, non vi viene restituita, seppur dematerializzata chiaramente, ma viene sottoposta a un vincolo di invendibilità. Voi non la potete vendere. Per un certo periodo la venderà la banca, dandola in opzione agli altri soci. Voi capite bene, sappiamo tutti, che il rimbalzo in borsa sarà negativo. Quindi sarà ben difficile che l'azione venga venduta al prezzo di recesso di 6,30. Cosa succederà? Non verranno vendute, o verranno vendute in poca parte. Quelle che non saranno vendute, dopo un certo tempo, saranno restituite, e a quel punto le potrete vendere. Non so a chi, ma le potrete vendere. Ecco, quindi scordatevi che la banca liquidi le azioni, perché la banca ha già, usufruendo della nuova legislazione, una norma che è contenuta adesso nel testo unico bancario, ha già sospeso sine die, cioè senza tempo, la liquidazione delle quote. Le liquiderà in parte solo se riuscirà a vendere le vostre azioni, se no ve le ridarà e dovrete venderle voi sul mercato, a questo punto azionario, al prezzo che avranno. Mi dispiace, non vi ho dato una bella notizia. Ecco, con il diritto di recesso, quindi questa raccomandata, potete fare anche altre due cose che è bene fare. La prima è contestare il valore di recesso dato alle quote. Ci spiegherà il dottor Lugano perché il valore dato non è effettivamente quello che poteva e doveva essere dato. Ma in questo modo ci sarà la possibilità da parte di tutti quelli che faranno la contestazione del valore di recesso di andare al Tribunale delle Imprese di Venezia e chiedere che la valutazione sia rifatta. Rifatta la valutazione nel termine di 90 giorni, un termine incredibilmente veloce per la giustizia italiana, quello sarà il valore a cui le quote dovranno essere liquidate, se saranno liquidate. C'è una terza cosa che potete fare, ed è quella di riservarvi le azioni risarcitorie nei confronti della banca per le perdite che avete subito. Perché è necessario fare questo? Perché con il recesso perdete la qualità di socio, quindi non potrete più partecipare ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei vecchi amministratori e degli organi di controllo, perché ovviamente questa azione, che è finalizzata a recuperare alla banca i danni che ha subito, non può andare a favore di chi non è più socio, che quindi non ha legittimazione, ma solamente di chi resta socio. Quindi, paradossalmente, è solo chi voterà sì che potrà domani, nelle maggioranze previste, promuovere l'azione di responsabilità, visto che siamo sicuri che Iorio e Banda non lo faranno. Ce l'hanno già detto in faccia, e i dati dicendogli: fateci entrare noi se non siete capaci di farla in banca a vedere la documentazione. L'azione di responsabilità gliela facciamo noi. Sono impalliditi, ma non ci hanno dato niente. Ecco, detto questo, rimangono le azioni risarcitorie. Scordatevi la class action,
chi ve la vende, vi vende fumo. Non esiste. Non esiste perché noi abbiamo esaminato ormai un centinaio di posizioni. Non ce n'è una uguale all'altra. Ognuno di voi ha la sua storia, ha la sua situazione e per fare causa alla banca ha ammesso e non concesso che si possa fare, perché se non ci sono prospettive valide non vale la pena. Per ognuno dovrà essere fatto un abito su misura, questo dovete saperlo, perché chi vi dice facciamo la tax section qua e là vi vende fumo. Le possibilità sono due: una denuncia penale, abbiamo già fatto degli esposti, ma la denuncia è un'altra cosa, o l'azione civile. Questa dovrete valutarla nel momento in cui riteneste con il vostro avvocato o consulente di fiducia. Ecco, quindi il recesso non è una conseguenza automatica, dovete farla tramite una raccomandata. La cosa che ho chiesto prima, sì. No, chi vota no non è più socio. No, chi vota no, e certamente chi vota no e non fa il recesso resta socio. Resta socio, niente questo no. Non è l'avvocato, se lo corretta, ma vede che no, mi permetta, perché la gente ha fatto questo contratto dopo. Chi non esercita il recesso si adegua al risultato. Noi quindi possiamo votare no, non fare il recesso. Perfetto, attenzione, la banca non si trasforma, non si trasforma. Se dice no, non si trasforma. Esatto, perfetto. No, se dice, a loro serve la maggioranza qualificata, a noi per vincere basta? Un terzo. Benissimo, quindi per voi la vittoria è più vicina di quanto sembra. Bene, tutte notizie che avrebbero voluto darci in banca, ve le stiamo fornendo noi, quindi che sia chiaro. Chi vota no alla SPA e se vince no, non dobbiamo recedere, abbiamo solamente votato no alla SPA, punto. Chi vota no alla SPA e comunque dovesse passare la SPA ha un diritto che può far valere entro 15 giorni da quando è trascritta la delibera in carta di commercio. Ci siamo. Scusami. E chi vota no e non fa e non usufruisce del diritto di recesso, quindi resta socio, sì, può fare comunque l'azione di responsabilità. Sì. Chiaro a tutti? Bene, ecco. Avvocato, adesso presentiamo l'azione di responsabilità, va a favore dei soci solo indirettamente, perché tende a recuperare beni per la banca, non per il singolo socio. Le azioni risarcitorie sono le azioni del singolo socio, sì, o sì, il socio. C'è dopo una cosa da aggiungere, giustamente parla dal punto di vista legale dell'avvocato, c'è una cosa da aggiungere, l'azione di responsabilità recupera beni per la banca e quindi poi, come diceva l'avvocato, indirettamente per i soci, ma soprattutto permettetemi, recupera credibilità. Vabbè, che è una cosa che oggi nel mercato è essenziale, perché il mercato finanziario oggi viaggia di sentimento prima e soldi poi, non è una cosa che mi invento io, avete visto in borsa, basta il panico, che è un sentimento, e i titoli azionari delle banche avete visto che fine hanno fatto, no? Quindi l'azione di responsabilità che noi abbiamo richiesto a Iorio e che l'avvocato in persona ha chiesto di poter avere accesso agli archivi quando sono andati a incontrare Iorio, è che noi volevamo per un'azione di pulizia e credibilità per l'istituto, per un futuro migliore, più chiaro, più pulito, ci è stato negato. Ha detto non ci sono i presupposti. Io solamente leggendo quello che aveva dichiarato Banca d'Italia, qualche presupposto lo vedo. Siamo nelle mani di questo CDA, di questi amministratori, purtroppo per il momento dobbiamo adeguarci. Se voteremo no, tutto il CDA a casa, sappiatelo, tutto il CDA a casa, e dopo cambierà la musica. Bene, adesso voglio fare intervenire per un saluto, grazie avvocato. Scusi avvocato, che trattandosi di una cooperativa ci sono azionisti soci e azionisti che non sono iscritti nel libro soci. Che differenza di trattamento ci sarà fra le due figure? Guardi, io sono azionista ma non sono socio. Mi hanno chiesto 400 euro per iscrivermi nel libro soci, ho detto di no. Mia moglie invece è azionista e socia. Mi perdoni, le dico anche questo, giusto per dopo non scendere nei personalismi. Io ho lo stesso problema suo, io ero socio, sono stato cancellato un mese fa, sono stato riammesso
boh, chissà perché, qualche giorno fa. Quel qualcuno di malpensante mi ha detto, guarda che forse lo fanno perché non vogliono farti partecipare all'assemblea. Non lo so. Guardi, però non scegliamo le persone, io capisco il suo personalismo di persona, l'avvocato da un'altra parte, capisco il suo personalismo, però mi perdoni, l'interesse generale lo portiamo avanti, dopo vediamo i personalismi. Adesso volevo presentare, a farvi due parole, se permettete, prima di andare avanti, all'avvocato, avvocato, ex procuratore, vice presidente, e un sacco di altre cariche, Tonino De Silvestri, che ci ha fatto l'onore di raggiungerci e che è favorevole anche lui alla nostra idea di lotta. Prego, avvocato. Grazie per l'invito. Si sente? Sì. Ringrazio per l'invito. Ho seguito l'attività degli amici di questa associazione con moltissimo interesse, perché proprio per i discorsi che si facevano prima, non valutare alternative non è manifestazione di intelligenza. Allora, prima faccio una considerazione esclusivamente come socio, come voi. Chi vota sì alla trasformazione deve già essersi programmato un sì pure all'aumento di capitale, perché se uno vota sì alla trasformazione dell'associazione, poi come ha spiegato molto bene il professor Lugano, viene diluito, e se poi consideriamo cosa succederà col titolo che andrà in borsa, se già si ipotizza che il titolo in borsa varrà 1-2, così dicono gli analisti, che lo confermerà il professore, per di più ci facciamo diluire, votare sì significa sostanzialmente rimanere con un pugno di mosche, quindi pensare che quel pugno di mosche che ci resta in mano diventerà un elefante, credo che sia una leggenda. Quindi ecco, questa è una considerazione che vi volevo fare. La seconda, che la faccio sempre come azionista, se io ho un incidente d'auto o distruggo la macchina e devo decidere se venderla, se è rotta marla o farla aggiustare, cosa faccio? Vedo quanto vale la macchina, il valore di mercato della macchina, e mi regolo di conseguenza. Allora mi domando, ed è una domanda che ho fatto in preassemblea al dottor Iorio, e ovviamente non ho avuto risposte, la domanda è: ma per quale motivo, se io ho in sostanza una banca disastrata, quale sarebbe il motivo di fondo per cui io dovrei investire altri soldi nella banca disastrata con prospettive di realizzo molto limitate? Allora tanto vale che quegli stessi soldi io li impegni in investimenti alternativi, ossia quello del discorso di voler salvare la banca è un discorso che sostanzialmente è un discorso romantico, ma non ha senso. Quindi vi ripeto queste due considerazioni: voto sì, devo votare all'aumento di capitale e non si sa come va a finire. In ogni caso, se aderisco all'aumento di capitale, mi devo domandare: ma perché dedico soldi, posto che li abbia, a fare l'aumento di capitale e non a investire in altro? Come giurista, come anche come ex PM, ovviamente il mio profilo è giuridico, cioè a tutti i comportamenti inaccettabili sotto il profilo umano, sotto il profilo etico, i danni sociali, io vi faccio notare che sono stati commessi dei reati particolarmente odiosi. I giuristi parlano di white collar crimes, i delitti dei colletti bianchi, ossia i delitti dei colletti bianchi sono quei delitti che fanno molto più danni dei crimini comuni. Un rapinatore fa molto meno danni, persino chi fa, che ne so, un'associazione per delinquere finalizzata alla droga fa meno danni di quelli che hanno fatto i nostri amici della Banca Popolare. Da allora io ovviamente mi sono occupato dell'argomento per motivi ovviamente personali, ma anche di interesse adesso professionale, e ho studiato a fondo l'argomento, e intanto nel concordare assolutamente con quanto detto dal collega, le associazioni possono avere un valore come moral suasion, un valore informativo come appunto questa, che ha un grandissimo valore informativo, ma le associazioni a livello di tutela non servono assolutamente a nulla, perché le posizioni non sono assolutamente omogenee tra di loro, quindi vanno studiate una per una e regolate
una per una. Alle due possibilità, i due piani di tutela ai quali accennava il collega, cioè la tutela penale, per me è fondamentale la truffa, non ho tempo e non è questo la sede per spiegarvi, perché secondo me c'è una truffa grossa come una casa in certi casi. Oltre, dicevo, alla tutela sul piano penale e alla tutela sul piano civile, in teoria c'è pure la tutela dell'ombudsman bancario, che è un giurì, una sorta di, non è un arbitrato, chiamiamolo un giurì, che è la parola più esatta, che consente di muoverci nei due anni, quindi per esempio quelli che hanno sottoscritto l'aumento del 2014, che per me è l'aumento più odioso, quello che grida vendetta, perché nel momento in cui la banca nel 2014 ha fatto l'aumento, era già il periodo in cui uno rimborsava le azioni quando uno chiedeva di vendere, quindi è veramente inaccettabile questo. Questo istituto non dà particolarissime garanzie, però ha il vantaggio che vincola solo la banca se per caso questo giurì accoglie il reclamo. Se non lo accoglie e se questo reclamo invece viene, va contro il cliente, va contro l'azionista, l'azionista resta libero di fare tutto quello che vuole fare. Mi sono espresso male, ma il concetto è: si fa un reclamo alla banca, l'importante è che sia di due anni precedente il misfatto. Se la banca dice no, ovvero non risponde entro 90 giorni, allora si va davanti a questo giurì, che è composto da 5 persone, 2 sono di provenienza bancaria, 2 provengono dalle associazioni e c'è un presidente nominato dal Consiglio di Stato. Ci va male? Non ce ne frega niente, fatemi passare il termine, perché abbiamo sempre la strada civile e la strada penale. Per quello che vi riguarda, ma chiudo qui, la strada penale è largamente preferibile per tutta una serie di considerazioni che non sono in grado di fare qui. Comunque, facendo la strada penale si conta intanto sul patrimonio di indagini della Procura della Repubblica, delle Procure della Repubblica, perché altrimenti chi fa un'azione civile deve provare tutto quello che dice, pure se dice io respiro. E in ogni caso, nelle azioni penali ci si può costituire parte civile e soprattutto si può chiamare in causa la banca come responsabile civile, quindi per me è largamente preferibile la via penalistica. Poi, in modo intelligente, dipende da qual è il caso, si possono pure in qualche modo combinare, integrare la tutela civilistica e la tutela penalistica. Di più non dico perché vi ruberei tempo. Grazie, grazie, grazie. Adesso velocemente vi faccio vedere questo, giusto per capirci, l'informazione che girate per tutti quanto il Veneto, il Triveneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lombardia e Lazio, bisogna trasformarsi. La legge prevede la trasformazione. Dicevo all'inizio, se è obbligatorio per legge, perché ce lo fanno votare? Semplice, perché non è obbligatorio per legge. E questa non è una cosa che ci inventiamo, ve lo facciamo vedere molto velocemente. Questa è la dichiarazione, prima vi sollecito la dichiarazione fatta oggi. Professor Ugo Rigoni, non c'è alternativa alla BPV, alla SPA e alla borsa. Bene, adesso andiamo a vedere un altro professore che dice una cosa diametralmente opposta. Mario, grazie mille. Giusto per farvi vedere che noi parliamo con le carte in mano, non ci siamo inventati nulla. Non mettere la mia foto perché siamo già che facciamo, perfetto. Eccolo qua. La legge sulla riforma delle popolari varata dal governo, professor De Poli, varata dal governo, in realtà pone alternative, dove c'è il mio dito lì. Come conferma Matteo De Poli, eccolo qua. In realtà pone alternative, come conferma Matteo De Poli, avvocato veneziano e professore di diritto bancario. Quindi qui un professore dice una cosa, qui un altro professore ne dice un'altra. Mi piace la continuità di informazione. Trasformarsi in SPA oppure ridurre l'attivo patrimoniale, quindi vedete, l'alternativa c'è, non è obbligatorio per legge. Ci siamo? Bene, quindi noi ci apprestiamo di nuovo a dirvi che voteremo no, a invitarvi a votare no per le criticità della SPA che vi ha dato il professore, per potersi avvalere di un diritto per chi vuole, dopo aver votato no, se si dovesse trasformare lo stesso la banca, che è il diritto di recesso di cui vi accennava l'avvocato Filippini.
e se voteremo o no, due informazioni veloci che è giusto sapere. Uno, come si voterà no, avvocato? Perché poi in assemblea le cose saranno, penso, anche confuse visto il numero di persone, quindi l'informazione noi la diamo prima per essere sicuri che sia passata. Provate un minuto di pazienza. Io mi permetto di integrare quanto detto dai professori, che sicuramente sono estremamente preparati sulla materia, ma noi come associazioni che abbiamo fatto la campagna di Veneto Banca ci eravamo posti la domanda: ma è davvero necessario trasformare queste società nei tempi stretti indicati dai consigli di amministrazione? Questa domanda ce la siamo posta, ma non trovavamo una risposta precisa nella norma, che è mal articolata. Penso che tutti siamo rimasti con un po' di diritto, siamo tutti d'accordo che la norma sia mal articolata per l'effetto legislativo. Per cui abbiamo chiesto un parere, tra virgolette, autentico al governo attraverso il sottosegretario Zanetti, che tutti immaginate e conoscerete perché in questo periodo è spesso alla TV. Sottosegretario all'economia, ed abbiamo chiesto il suo parere circa la obbligatorietà di trasformazione nei tempi stretti indicati. Mi pare fosse l'8 di dicembre o il 10 dicembre il dottor Zanetti, attraverso un'intervista sul Corriere del Veneto, chiaramente diceva che l'obbligo dettato dalla norma approvata dal governo imponeva la trasformazione entro la data del 18 dicembre 2016, quindi più o meno fra 10 mesi. Non c'è nessuna fretta quindi di trasformarci. Ulteriormente c'è qui la ulteriore possibilità di stare sotto gli 8 miliardi di utili che non comportano la necessaria trasformazione. Questo proprio per dovere di chiarezza su un punto che secondo me è fondamentale, perché nella comunicazione della banca questo manca sempre. Circa la votazione, come si svolgerà la votazione all'interno del capannone dove noi tutti per esprimere. Così va meglio? Sì, domando scusa, correggetemi se non sentite. Allora, non c'è certezza di come si svolgeranno le operazioni di voto, perché non è stata certezza neanche su come raccogliere le deleghe, perché da parte della banca si stanno valutando nuove tecniche per questo momento. Comunque, sulla scorta delle esperienze degli scorsi anni e di quanto già avvenuto presso Veneto Banca, la votazione dovrebbe seguire le solite regole, quindi sarà una votazione per alzata di mano sui singoli tre quesiti. Ci sarà prima la votazione del sì, dopo la votazione del no, sempre per alzata di mano, alla quale seguirà il riconoscimento dei votanti no. Quindi i singoli voti negativi saranno individuati attraverso una metodologia che prevedo sarà simile a quella della Banca Popolare Veneto Banca, attraverso pistola elettronica sulla scheda di riconoscimento che si deve presentare al momento dell'accreditamento per entrare nell'aula dove si svolgerà l'assemblea. Probabilmente ci sarà anche la fotografia della stessa scheda. Questa sarà un'operazione che richiederà parecchio tempo, perché in Veneto Banca, con pochi voti contrari, circa 300, ha richiesto un paio d'ore. Io mi auguro che in questa occasione i voti contrari saranno oltre 3.000, quindi prepariamoci a una lunga attesa per poter convalidare il nostro voto negativo. Queste più o meno le modalità. Grazie mille avvocato, anche perché il Veneto Banca, quello che non si è detto, si è voluto applaudire per dire dopo. Poi scusate la giacca, l'ho tolta, non sono istituzionale, ma no. Allora, per dirvi che Veneto Banca, c'eravamo anche io e Mario, perché non manchiamo mai, siamo andati a vedere come funzionava, a parte lo sconfortante apporto del no, che è dovuto a molte cose. La prima, lo sapete bene, qualcuno ha fatto il salto della quaglia, ha gridato e si è strappato la giacca per una legge ingiusta, e poi alla fine ha detto beh, non c'è alternativa alla SPA, votiamo sì, no? E questo l'ha fatto senza avere il numero in mano, perché io dico, legittimo cambiare idea, no? È anche una forma di saggezza. Ma gridare no, per un individuo morale, e poi trasformarsi in sì, perché ci si è fatti convinti senza aver fatto una strada alternativa con numeri alla mano, quindi con una situazione costruttiva, no?
e allora quella lascia pensare. Noi abbiamo detto in tempi non sospetti che potrebbe succedere anche per Popolare di Vicenza, che qualche associazione che si è strappata la giacca per il no faccia il salto della quaglia. Noi abbiamo garantito il nostro no fino in fondo, lo garantiscono i signori che avete visto qui oggi. La cosa importante da dire, fondamentale, è che il no per noi resta un dovere fondamentale. E per dire no, oltre al modo di votare che avete sentito, velocemente adesso parleremo delle deleghe. Come deve gare? Ci siamo informati, Franco ha investito tempo e le energie, adesso due parole a Franco per spiegarvi come si danno le deleghe. Fermo restando che, più gente per il no si presenta in assemblea, più sedie occupiamo, più spazio c'è per noi e meno per gli altri. Questa è strategia tattica militare elementare. Però ve la dico per dovere, perché molte volte anche le cose elementari diventano offuscate, no? Quando si inventa dell'altro. Bene, Franco, per le deleghe. Questo lo diciamo alla fine della riunione. Intanto parliamo delle deleghe, così avete chiaro come si può fare delega se qualcuno avesse delle deleghe da portare, che è fondamentale. Ok? Buongiorno a tutti. Allora, per completezza di informazione di quello che ha detto anche Luigi, è vero che più siamo, più sedi occupiamo, però bisogna tenere presente anche che chi vuole votare no e sa già che non potrà restare lì fino a votazione avvenuta e a registrazione del voto, è meglio che dia la delega a qualcuno di noi che resteremo lì fino a notte inoltrata se serve, se no il voto andrà disperso. Per cui pensateci, diciamo, e sappiate che sarà una riunione lunga e non si sa a che punto inizierà la votazione, perché se qualcuno di voi ha già partecipato ad altre assemblee della banca sa bene che prima ci sarà la discussione con gli interventi degli azionisti e le conseguenti risposte, e solo dopo ci sarà la votazione. Per cui tenete bene a mente queste cose nella vostra scelta se venire in assemblea o se delegare qualcuno di noi. Detto questo, per quanto riguarda le deleghe, io mi sono informato telefonando sia alla sede di Battaglione Framarin. La risposta è stata, non me l'aspettavo sinceramente, perché mi hanno detto: guardi, noi non diamo informazione direttamente da qua, deve sentire dal suo filiale di competenza. Quindi già lì, se non ci danno informazioni già direttamente dalla sede, potete capire. Sono andato nella mia filiale dove attualmente ho ancora il conto corrente, lì ho avuto delle risposte che comunque non sono state soddisfacenti. Ho sentito anche altri filiali recandomi personalmente e sono giunto alla conclusione che alcune notizie che ci danno i filiali sono certe, altre no. Poi le abbiamo verificate sul campo con alcuni deleganti che ci hanno dato già delle deleghe, per cui abbiamo visto realmente come funzionano le cose. Per cui quello che vi dico adesso sono cose che abbiamo già verificato. Purtroppo in alcune situazioni non sono riuscito ancora ad avere delle notizie certe, per cui quelle mi riservo a chi vorrà contattarmi di dargliele la settimana prossima, lunedì o martedì al massimo, perché sto ancora cercando appunto informazioni più sicure. Allora, intanto hanno diritto, cioè hanno delega, hanno il biglietto di ammissione in assemblea tutti i soci che sono iscritti nel registro soci almeno da 90 giorni, per cui se qualcuno di voi ha acquistato azioni, ma sicuramente no, prima, ecco Luigi, per cui chi non ha le azioni da 90 giorni non avrà il diritto di voto. Potrebbe essere che uno non ha ricevuto l'avviso di convocazione della banca perché il suo avviso è stato smarrito dalla posta, per cui in questo caso qua, se siete certi di essere soci, vi recate nella vostra filiale di competenza e chiedete la copia, perché senza biglietti di ammissione in assemblea nessuno può partecipare, ve lo dico già, e nessuno può dar delega. Può essere anche che abbiate ricevuto solamente l'avviso che c'è l'assemblea senza biglietto di convocazione. Questo è un altro caso, perché esistono purtroppo nel comparto azionario della Popolare di Vicenza due figure: la figura di azionista, che non conta in pratica niente se non aver messo il capitale, la figura di azionista socio, che invece ha anche diritto di voto. Per cui se voi avete ricevuto
la lettera di convocazione dell'assemblea con il biglietto di ammissione, potete andare in assemblea a votare. Se avete ricevuto solo l'avviso, vuol dire che non siete soci, siete solo azionisti. Prego. Scusi un attimo. Dopo io quando ho finito qua sono al banco delle deleghe. Tutte le domande, per cortesia, dopo c'è anche il notaio che sta già autenticando le deleghe. Anzi, vi dico già subito, chi prima mi ha dato le deleghe al banco può già ordinatamente, e uno alla volta ovviamente, andare al banco del notaio che sta già autenticando con il documento di identità. Ecco, continuo il discorso dell'azionista non socio, oppure può essere anche che non abbiate ricevuto nulla perché avete spostato le vostre azioni dalla Banca Popolare di Vicenza a un'altra banca. In questo caso dovete recarvi presso la banca dove attualmente avete il vostro deposito titoli, per cui le vostre azioni, e chiedere alla, alla banca nuova che vi rilasci il biglietto di ammissione al socio. Anche qua mi sto informando meglio perché alcune banche dicono che loro non ne sanno niente, altre invece dicono sì, venite qua che ve lo diamo, per cui anche qua intanto andate, valutate, poi nel nostro sito, noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza, trovate il mio nome col mio indirizzo mail, sono Franco Cusinato, scrivete, eccolo là, bravo, lì ci sono i miei riferimenti, chiamatemi o scrivetemi sia per dar deleghe sia per avere informazioni per quanto riguarda le deleghe. Per quanto riguarda, un attimo solo, per quanto riguarda la compilazione delle deleghe e quindi per poter conferire delega a qualche altro socio che è in vostra rappresentanza, non serve andiate in banca tutti e due, bastate solo voi, basta solo compilare la parte finale della delega dove c'è scritto delega con i dati del socio che voi volete delegare, andate in banca e vi fate autenticare la vostra firma dal direttore di banca o da un funzionario di banca, per cui se vi dicono in pratica non c'è il direttore, non possiamo autenticare, chiedete un funzionario che possa sostituire il direttore. Il cassiere non lo può fare, ma altri funzionari sì. Come avete sentito prima dal dottor Lugano, la Popolare Vicenza abbonda di queste figure, per cui lo trovate di certo in filiale. Non fatevi ingannare dal fatto che vi dicano che serve anche l'altro socio delegato, perché non serve che sia lì con voi. Per cui fate presente questo, è già successo, mi ha chiamato direttamente dalla filiale la socia che voleva delegare e parlando col direttore lui non sapeva niente, si è scaricato al momento il regolamento e ha fatto la delega senza far storie. Per cui non vi fate ingannare da questi trucchetti che usano per portare avanti o per evitare di darvi la possibilità di delegare, perché è un vostro diritto. Ecco, per quanto riguarda un'ultima cosa, poi ripasso la parola, nel sito della banca c'è anche un link su come raggiungere la località dell'assemblea. Tenete presente che lì, mi sono già informato, non si può parcheggiare. I parcheggi sono stati indicati in San Bonifacio, Montebello Vicentino, Alchisano e Gambellara. Ci sono dei parcheggi, c'è tutta diciamo l'indicazione su come raggiungerli e lì ci saranno i bus navetta che porteranno avanti e indietro i soci all'assemblea, per cui se dovete venire, chi vuol venire e auspico siano in tanti, venite prima, perché appunto dovete andare in questi parcheggi e aspettare il bus navetta che vi porti in assemblea. L'assemblea aprirà le porte dalle 8:30 alle 9 per l'ingresso, per cui vedete appunto di essere là decisamente prima, ok? Grazie a tutti. Un secondo solo, però adesso parte il piano industriale, quindi se fate confusione non si sentirà nulla. Chi deve delegare? Aspettate un secondo, se fate quella al delegamento, fate come imposta, aspettate per niente. State seduti finché non vedete che si smaltisce la coda. Adesso passiamo al piano industriale. Un po' di silenzio per cortesia. Signori, un secondo solo.
tornando al fatto che qualcuno di voi abbia spostato il deposito titoli, giustamente mi fa notare un socio, perché anche lui ha avuto lo stesso problema, che la banca dove avete il deposito titoli attuale potrebbe dirvi che servono tanti giorni per avere il documento. Sollecitatelo in maniera forte, perché altrimenti vi fanno perdere solo tempo. L'hanno fatto ieri. Perfetto, perfetto. Andiamo avanti con l'altro problema strutturale che è importante, scusate, abbiamo il succo che abbiamo promesso tutti quanti. Sì, aspetti, i casi personali. No, fermo, sono andato a chiedere come studiati anche perché non li ho presso la banca popolare, li ho in altro e di tutto, non ha fatto niente qua. Questo mi fa immediatamente, come ha detto la signora, seduto a tanti appena si è liberato, mi prestato già la carta. Bene, bene. E qua di norma sono andato con una cartina dove metto pervenuto, dove vado a prenderla, me la date voi. Le ho detto, le domande al banchetto sono lì apposta e fanno rispondere. Sono andato al popolare, la sede centrale, e dico, c'è porta A e porta B. Ho capito, no, ripeto. Questo deve dare la porta A. Vado alla porta A, si parlano da loro, è sufficiente la carta che ha fatto la banca. Adesso il signore che ha parlato prima, mi ha portato pazienza, sono anziano, ho 76 anni, sto anche poco bene. Sì, ma vedete come grida, non sta molto poco bene, cioè avevo riforma. Il signore che ha parlato ha detto, fa questo, questo e questo. C'è una cosa che manca. Perché quel foglietto che ci davano tutti gli anni col cavolo mi ha detto basta che porti la carta che ha la banca. No, lo rilascio la banca dove hai il deposito. No, la banca dove hai il deposito titoli. Comunque. Comunque perdoni un secondo, andiamo avanti. Perdoni un secondo, andiamo avanti, perché dopo. Guardate, perdonatemi, no, basta, veramente, basta, rispetto per gli altri. Io capisco tutti i casi personali, ma la maggioranza comanda, mi perdoni, ci vuole rispetto per tutti. Mi perdoni, ha avuto il suo spazio, capisco tutto, se ha domande al banchetto, ho capito perfettamente. Tenga questa energia per l'assemblea perché ci serve. Allora, adesso andiamo avanti. Dice, aspetta, un secondo.